Nel primo secolo d.C., l'imperatore Traiano vuole realizzare il nuovo porto dell'Urbe. L'architetto Apollodoro di Damasco progetta un alto modello di ingegneria. Nasce Civitavecchia, il porto di Roma. La prima tappa del mio viaggio attraverso i luoghi e la storia di Civitavecchia affonda le radici in un passato remoto. Le qualità delle sorgenti termali sono note già in epoca preistorica. Successivamente, le virtù terapeutiche sono valorizzate in età etrusca, ma solo in epoca romana le strutture termali rendono efficace l'uso delle acque. Le terme di Traiano sono dette anche taurine. La leggenda narra di un toro che simula la carica prima dello scontro, gratta con la zampa il suolo e scopre una sorgente miracolosa di acqua calda sulfurea. La struttura termale è frequentata prevalentemente durante l'età imperiale. A seguito della caduta dell'impero, l'utenza diminuisce e l'attività si interrompe definitivamente durante la guerra tra Goti e Bizantini. Il grande complesso termale è composto da diversi ambienti. Il più importante è la vasca del Calidarium, uno spazio destinato al bagno caldo, diviso in tre navate da due file di colonne sormontate da una maestosa volta. Dopo la caduta dell'Impero Romano, il porto di Civitavecchia e l'insediamento urbano di Centumcelle sono contesi tra il papato e le varie potenze comunali dell'area. Si susseguono assedi, dominazioni e frequenti incursioni. Nel XV secolo, la città rientra definitivamente sotto il controllo papale. Il porto di Civitavecchia riprende vigore. In questo periodo è stata costruita la Rocca, una fortificazione che proteggeva lo scalo portuale, un punto strategico, centro nevralgico di alleanze e conflitti. La Rocca di Civitavecchia diventa un crocevia di navi e culture, tappa di personaggi influenti. Nel 1615 avviene lo storico approdo dell'ambasciatore Hasekura Tsunenaga, samurai giapponese al servizio di Date Masamune, il daimyo di Sendai. Il diplomatico giapponese ottiene udienza da Papa Paolo V a Roma. Hasekura consegna al Papa una preziosa lettera decorata d'oro. Il documento contiene una proposta formale di trattato commerciale tra Giappone e Messico e la richiesta di inviare missionari cristiani in Giappone. Il Papa accetta senza indugio e dispone l'invio immediato di missionari. Successivamente il Sommo Pontefice scrive una lettera per Date Masamune, di cui esiste copia tuttora in Vaticano. Il Senato di Roma conferisce a Hasekura il titolo onorifico di cittadino romano. A pochi chilometri dalla costa, la Rocca di Tolfa tutela una zona ricca di giacimenti minerari.
Edificata per volere dei frangipane intorno alla metà del 400, la rocca sovrasta il borgo e le sue mura merlate. Il cilindro in pietra del suo mastio si staglia contro l'orizzonte. Il sistema di stanze si sviluppa su tre livelli. Nella parte inferiore è ancora possibile accedere al seminterrato con feritoie. La rocca è un presidio a difesa del territorio e dell'attività di estrazione. Questa terra fonda la sua storia su allume, ferro, cinabro, piombo e rame. Questa ricchezza mineraria attira pirati e saccheggiatori che minacciano le coste di Civitavecchia. A tutela del porto e della città viene realizzato il Forte Michelangelo. La fortezza a forma di quadrilatero, con quattro torrioni ai vertici, è il maschio di forma ottagonale. Le muraglie sono rivestite di travertino e circondate da un fossato, oggi scomparso. Nel 1508, Papa Giulio II affida al Bramante la direzione dei lavori. Successivamente Michelangelo porta a termine l'opera. Il Forte Michelangelo è una delle fortezze più grandi costruite in quell'epoca. Si erige come attento custode del porto e della città di Civitavecchia. A metà del 1400, Maometto II, sultano dell'Impero Ottomano, conquista l'Asia Minore e interrompe il flusso di allume verso l'Europa. Giovanni da Castro riconosce nei monti della Tolfa la stessa vegetazione presente nelle miniere di allume in Asia Minore. Papa Pio II intuisce l'importanza della scoperta dei giacimenti e affida a da Castro il monopolio della produzione e del commercio, riservandosi un'imposta. L'allume è un minerale prezioso fondamentale per fissare i colori sui tessuti. La sua esportazione determina la rinascita del porto di Civitavecchia. Paolo II, nell'aprile del 1465, impone ai cristiani di tutta Europa, pena la scomunica, di usare soltanto l'allume papale affinché i proventi fossero destinati a finanziare una grande crociata contro i turchi. A sud dell'intera struttura portuale sorge il porto storico di Civitavecchia. La darsena romana rappresenta il bacino di utenza più antico del porto e al suo interno sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici. Questa zona ha sempre ospitato pescherecci e attività commerciali legati alla pesca. La struttura originaria del porto romano comprendeva due moli e due torri. Oggi è ancora possibile osservare la torre del Lazzaretto, ricostruita in epoca rinascimentale da Antonio da San Gallo il Giovane, architetto allievo del Bramante. Nel 1630 viene ripristinata la franchigia. È necessario separare il porto dalla città. Urbano VIII fa costruire un muraglione difensivo. Successivamente, nel 1740, Benedetto XIV commissionò a Luigi Vanvitelli un elemento ornamentale per il muro merlato. L'architetto napoletano sperimenta le sue idee e realizza un fontanone in travertino
con una complessa scalinata curvilinea. Attraverso una piccola porta alla destra della fontana si accede alla chiesa del porto, intitolata a Santa Maria Regina degli Angeli e dei Martiri. All'ingresso troviamo l'ossario dei padri domenicani che ci introduce verso l'arco. Il classico opus reticulatum domina le pareti e rende riconoscibili le mura romane. Durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la chiesa è stata abbandonata. Dal dopoguerra agli anni 90 viene utilizzata come mercato ittico. Successivamente, l'area riconquista dignità storica e artistica. Sul fondo è situata una cisterna romana con acqua dolce sorgiva, utilizzata probabilmente come antico fonte battesimale. Dal Natale del 2009 la chiesetta è nuovamente funzionante. Porta Livorno nasce all'interno della cinta muraria per volontà di Papa Clemente XIII. Recentemente restaurata, l'opera ritorna all'antico splendore a seguito dei danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. La medaglia d'oro al merito civile attesta il valore di Civitavecchia durante il conflitto. Città strategicamente fondamentale per il suo porto sul Mediterraneo, durante l'ultimo conflitto mondiale fu sottoposta a continui violentissimi bombardamenti che causavano la morte di numerosissimi concittadini e la quasi totale distruzione dell'abitato e delle strutture portuali. La popolazione costretta a rifugiarsi nei paesi vicini con eroica determinazione costituiva un nucleo partigiano, contribuendo generosamente alla causa della resistenza e con il ritorno della pace affrontava con fierezza la difficile opera di ricostruzione. Dedicata a San Francesco d'Assisi, la cattedrale di Civitavecchia venne costruita sui resti di una piccola chiesa francescana. Si presenta con un'alta facciata barocca a doppio ordine ionico, un'unica porta centrale e un'ampia scalinata. Tra opere di inestimabile valore e periferia urbanizzata si inseriscono i graffiti del progetto Waves. Nato nel 2011, Waves ha come fine il coinvolgimento e la partecipazione del cittadino verso un miglioramento dello spazio in cui vive. Il progetto persegue lo scopo attraverso la riqualificazione urbana, lo sviluppo dei talenti creativi e l'educazione alla legalità. Ariz, Dem e Agostino Iacurci sono gli artisti di fama internazionale che con le loro opere murali proiettano Civitavecchia verso una nuova modernità. Unconditional Surrender è la rappresentazione monumentale della storica foto di Alfred Eisenstadt, scattata a Times Square nel 1945. L'opera, simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale, accoglie cittadini e turisti che affollano il lungomare. È durante il Giubileo del 2000 che Civitavecchia diventa uno snodo cruciale per favorire l'accesso turistico verso Roma. In questa occasione, smantellata la ferrovia che costeggiava il porto, viene realizzato il lungomare. Una vasta area pedonale affiancata da una pista ciclabile diventa il punto d'incontro privilegiato per la cittadinanza. In questo spazio tra mare e città si incrociano ad ogni tramonto pensieri, parole, silenzi. Il mare, strumento di ricchezza e conoscenza,
unisce e separa. Intreccia generazioni, storia e cultura, dà luogo a nuove forme. Civitavecchia fonde passato e presente in una città-porto, crocevia di culture diverse, testimone di scambi, crogiuolo di un fecondo futuro.